l'asciugone Palanca. Ok, presidente, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Ma volevo che su parlo, a me dica, sei un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta quando ho tanto come ma perché mi butta giù? Buongiorno, sono Silviano. Sì, allora, senta, io dovrei far restaurare una goliera e una casa panca. Perché mi hanno detto di rivolgermi praticamente a un falegname, capisce? Perché non siamo una falegnameria, attenzione. Ah, lei che cos'è? Una rivendita legnami. Se sta con un pezzettino, lei riesce a riconoscere eventualmente anche il legno dal pezzettino o deve vedere per forza la foto? Perché stacco con un cacciavite un pezzettino da un posto che non si vede bene, sento un fischio. Va bene. Mi scusi, non la sento più. No, neanche io. Mi sa che sta per cadere la linea. Ah, lei vede così nel futuro. Infatti, porca miseria che occhio. Non ho capito però se il pezzo lo devo staccare da davanti o da dietro. Un attimo che richiamo. Bene, buongiorno, sono Simona. Sì, sì, buongiorno, mi scusi signorina al disturbo. Ho parlato poc'anzi con un ragazzo che lavora lì da voi, dell'abete, no? Sì. Sì, avevo chiesto informazioni per diciamo, del legno per una goliera e una casa panca. No, sta al telefono, signore. Sì, ho capito, ma purtroppo la comunicazione è caduta nel momento in cui il suo, diciamo, collega mi doveva dire da che parte devo staccare il pezzo con le tenaglie per portarla a fargli vedere. Dal davanti, la parte laccata. Dalla parte laccata, ho capito, ma quanto deve essere grosso più o meno questo pezzo? Perché io se non sono molto pratico. Per il colore la sagoma, la misura necessaria è sufficiente per individuare il colore e la sagoma. Ecco, ma così, diciamo, a spanne quanto deve essere la misura? Perché così almeno mi so regolare, perché sai, io non ho degli attrezzi. Allora pensavo, posso andare eventualmente a un brico center a prendere degli attrezzi per ricavare, diciamo, questa porzione di legno che vi serve per vedere. Però se potevo fare la dimensione di, non lo so adesso se è piatta, com'è questa cornicetta di 3-4 cm. Allora le spiego, diciamo, la cornicetta c'è una specie di grechetta sugli sportelli, però gli sportelli la grechetta su... lunga 5 cm 5 cm approssimativamente, diciamo, lunga come un pacchetto di sigarette, diciamo. Esatto. E larga? Quanta è tutta la greghetta per vedere la sagoma? Tutta quanta, diciamo, allora. Ma con che strumenti, diciamo, posso estrarre non lo questo so, pezzo? Signora, perché io come sono incollata, inchiodata. No, perché le spiego. Io le spiego, io ho, diciamo, gli strumenti, quelli consueti che ci sono un po' in tutte le case. C'ho un cacciavite a taglio e un cacciavite a stella. Poi c'ho un martello, insomma, sono cose vecchie, però io non le uso mai perché non sono capace a fare lavori in casa, capisci? Se no non mi rivolgerei a un professionista per fare questo genere di lavori. Allora non so se infilando sotto il cacciavite, cosa ci sono dei chiodini, della colla. Lo stacco, sì. Faccio leva col cacciavite. Esatto. Ma non esiste che... un pezzetto con un seghetto a ferro al legno del traforo. Con un seghetto a legno a ferro del traforo. Quindi devo acquistare un traforo. Un seghettino a mano. Un seghettino a mano, sì. Esatto. Ma mi hanno detto che si diventa ciechi a fare quella cosa lì. No. Mi scusi, non è battuta, ma era troppo gustosa. E io sono un po' così, uno che le racconta un po' le barzellette anche in compagnia. Sono famoso perché, diciamo, dico delle battute. Poi quando vado giù, che c'è la gente lì che gioca a carta, no? C'è la gente che gioca alla cirulla. Quando arrivo io, smettono tutti di giocare a carta e mi chiedono di raccontare quelle due o tre cose divertenti, no? Poi ci mettiamo un biacchino. Devo lasciare perché ho un negozio con degli altri clienti. No, la capisco, infatti. A sentire le sue barzellette. Sì, è un peccato perché ce n'avevo... Vabbè, no, ma c'ha ragione, immagino che ci sia tanta gente. Va bene, allora io stacco questo pezzo e glielo porto da vedere. Ha detto 5 cm per tutta la lunghezza della grechetta. Devo prendere un seghetto da traforo. Ok. Va bene, d'accordo. Allora, senta, si trova in un normale brico center. Ma basta, metti giù. Casa. Però beh, lì è aperto un po' a singhiozzo, cioè non è sempre aperto. Tante volte magari che c'ho bisogno di una cosina, passo che è chiuso. Perché gestito dalla gente un po' così, secondo me c'è anche una mezza copertura della madre perché li riciclano dei soldi. Comunque questa è la mia opinione, Come è fa? La mia opinione. Tendenzialmente però se devo andare a trovare del materiale specifico mi sa che devo andare in un centro commerciale, però c'ho la macchina dal mercato. Non ho capito. Buona giornata, devo lasciare, mi scusi. Sì, no, ha ragione. Arrivederci. Ha ragione. Va bene, allora vado per il seghetto da traforo. Ma basta. E niente, niente. Come parli con una donna finisce sempre a seghetti da traforo.